Fratelli d'Italia, della provincia di Pescara, registra l'ingresso di 3 nuovi amministratori. Si tratta dei consiglieri comunali di Montesilvano, Mauro Orsini e Aurelio Cilli, e del consigliere comunale di Colle Corvino, Alessio Orlando. Alla presenza del coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Ether Sigismondi, e del consigliere regionale Guerino Testa, il coordinatore provinciale del partito, Stefano Cardelli, ha presentato i 3 nuovi amministratori, annunciando l'ingresso, nei prossimi giorni, di altri 5 amministratori dell'area Vessina e della Val Pescara. Si lavora ancora intensamente in vista delle candidature per il comune di Pescara. Nel centrodestra c'è qualcuno che ha avanzato l'ipotesi anche di ricorrere alle primarie, come l'ex sindaco Luigi Albore Mascia. È una strada percorribile? Sì, assolutamente sì, noi siamo d'accordo e favorevoli, chiaramente se siamo d'accordo tutti quanti, cioè se l'intera coalizione accetta le primarie noi ci siamo assolutamente, proporremo i nostri nomi anche noi, cosa molto democratica, già applicata nelle Puglie in questo periodo qui, quindi assolutamente a favore, sì. Saranno elezioni molto importanti, anche perché per quanto riguarda il clima che si respira anche alla luce dei risultati regionali, il centrodestra ha una grande responsabilità. Grande responsabilità e grande voglia di cambiamento, ci sono delle tematiche a Pescara fondamentali per il rilancio della città, perché la città versa in condizioni non piacevoli e quindi su questo, infatti tornando alle primarie, le primarie si faranno sui programmi e sugli uomini, non solo sugli uomini, perché bisogna individuare anche uomini capaci di poter portare a termine almeno quei 10 punti fondamentali che servono a portare avanti la città, a rilanciarla e farla diventare di nuovo il centro propulsivo dell'intera regione.